appunto nell'inizio del regno di Costantino, quindi 313, Costantino vede in Aquileia certamente una mediazione tra quello che è l'Oriente e l'Occidente, perché sono diversi ormai diventati le due parti, sono diventate le due parti dell'impero. Perché questo? Perché non solo le istituzioni, ma anche la mentalità. Dobbiamo pensare che l'Oriente risente molto di quelle che sono le tradizioni orientali. Per esempio, in Occidente si dà più importanza alla persona, anche se non siamo ancora a parlare di libertà, se non siamo ancora a parlare di persona umana, a parte diciamo, il contributo che può dare all'inizio il cristianesimo, in realtà l'Occidente è molto evoluto. Se noi pensiamo a pensatori come Seneca, come diversi filosofi dell'Occidente, vedono l'uomo in maniera più o meno simile a quello che la vediamo noi, la persona umana. Invece in Oriente c'è questo senso della servitù, come si chiamava allora, del mettersi ai piedi del sovrano. E Costantino non è uomo dell'Occidente, lui è dell'Oriente, nasce appunto in Bulgaria, la Bulgaria di oggi, quindi risente della mentalità greca, che era una mentalità diversa da quella latina, ma si era anche la mentalità greca, che solitamente si pensa alle città greche come simbolo di libertà, si era, diciamo, messa in sintonia con quelli che erano invece i regni orientali, come i persiani, gli egiziani, eccetera. Quindi la civiltà greca si era trasformata in una civiltà non più di libertà, ma di servitù nei confronti di quello che era il potere. Per cui ecco, Costantino sposta la capitale da Roma a Costantinopoli, ne costruisce una nuova, Costantinopoli. Bisanzio si chiamava prima, ne costruisce una nuova. Aquileia è una mediazione. Aquileia è una mediazione anche perché si capisce dal rapporto che c'è tra Costantino e Aquileia, si capisce anche la natura vera di Costantino. Perché se noi andiamo a vedere Costantino a Roma, allora che cosa ne era uscito dalla storia e ne esce dalla storia? Che c'era un rapporto di, diciamo, di privilegio tra il Papa San Silvestro, no? E Costantino. Quindi un legame con il Papa, un legame con la figura che è eminente nella Chiesa. Ma se noi andiamo a vedere invece in Oriente, Costantino non è quello che noi pensiamo, l'imperatore cristiano, colui che si occupa, come abbiamo detto, del credo, della pace della Chiesa. In Oriente fa coniare ancora le sue monete con l'immagine del sole, che era l'immagine di un culto che lui probabilmente seguiva. Per cui sono tutte, diciamo, ipotesi, quelle che lui morisse cristiano e quella che fosse un santo, perché la Chiesa ortodossa ne ha fatto un santo. Quindi Costantino ad Aquileia invece è se stesso, nel senso che le monete coniate ad Aquileia portano sia la croce sia il sole. Quindi c'è un sincretismo, potremmo dire così, un mettere assieme la religione pagana e la religione cristiana in una sola realtà, che è quella di Aquileia, che era una realtà piuttosto tollerante nei confronti di tutti i culti e anche, diciamo, nell'attendere appunto a diversi tipi di religione, anche perché essendoci qui delle numerose guarnigioni, soprattutto di
popoli che non erano cristiani, che non erano neppure della religione greco-romana, bisognava convivere con questi perché questi erano soldati che avevano come compito di andare a difendere i confini dell'impero nel caso di invasione. E il fatto di essere mediazione tra Oriente e Occidente, Aquileia incomincia non solo a decadere lentamente, ma incomincia a decadere come diciamo, capitale politica, come città politica rispetto a quello che è invece la città militare. Gli aspetti militari, gli aspetti di difesa incominciano a prevalere su quelli civili. E perché questo? Perché i successori di Costantino porteranno la capitale italiana, chiamiamola così, dell'Italia, la porteranno a Milano. Perché a Milano? Perché Milano, prima che arrivino i barbari, ci vuole del tempo. Qui bastava una cavalcata di qualche centinaio di chilometri e i barbari erano all'assedio di Aquileia. Quindi, per ragioni di sicurezza, la capitale civile viene portata a Milano. Ma noi sappiamo che quando si spostano le istituzioni, anche diciamo, tutto il resto li segue. Per cui la capitale morale dell'Italia del Nord non diventa più Aquileia, ma diventa Milano, come è ancora oggi chiamata la capitale morale. E Aquileia rimane una città di guarnigione, una città di guarnigione anche che incomincia a perdere anche l'aspetto economico, perché le vie commerciali a quel punto non è che passino di qua, incominciano a passare dall'altra parte dello stivale italiano, vale a dire da Genova. Quindi si sposta il traffico mercantile dall'Adriatico al Tirreno. Quindi una città che ancora di più incomincia ad avere dei problemi di prestigio, dei problemi di avere in qualche modo la vera sostanza di quello che era, cioè di essere la regina di quello di un bacino di popoli e di regioni che erano contigue, perché da Aquileia, come vi ho detto l'altra volta, partivano queste legioni a sanare quelle che erano le invasioni barbariche e comunque controllavano un vasto territorio. Un vasto territorio che saliva dal Danubio fino al Reno. Quindi da Aquileia passavano gli eserciti e passavano anche i rifornimenti per gli eserciti. Questa situazione si riflette anche nella realtà quotidiana della città. E proprio su questo aspetto di decadenza dopo momento di grandezza che conosce la città cristiana con la costruzione delle basiliche, con la costruzione delle grandi chiese, incominciano i problemi economici della gente e soprattutto si incomincia a emigrare da Aquileia verso quelle che erano le città che in quel momento diventavano il fulcro del governo imperiale, quindi sia verso Costantinopoli, sia verso Nicomedia, che era la seconda capitale dell'Oriente, sia verso Milano. E quindi un ruolo secondario per Aquileia, dove però questo fatto di essere al riparo dalla prima linea, diciamo, politico-amministrativa, fa sì che venga a svilupparsi invece la linea ecclesiale, quindi il prevalere in Aquileia della religione cristiana si accompagna alla elaborazione
di una visione della società, del mondo e diciamo anche della religione che sia originale di Aquileia. Perché questa originalità? Questa originalità è derivata già dalle fondamenta di questa Chiesa, cioè il fatto che da Aquileia si inizi anche un'espansione in un vasto territorio e questa espansione sia fatta nel segno di Marco, che è l'evangelizzatore, di cui vi ho accennato, di Alessandria d'Egitto, che poi diventa, secondo quella che sarà una leggenda operata poi, diventa l'evangelizzatore anche dell'Italia settentrionale, quindi della famosa regione Venezia e Istria, che era stata istituita da Augusto. Questa visione orientale legata a Marco è una visione che porta con sé diverse componenti di quella che è la Chiesa primitiva. Componenti, per esempio, di eresia, di cui vi ho accennato la volta scorsa, quindi di uscire da quella che è la ortodossia, cioè la ortodossia, orto significa giusto, doxia significa insegnamento. Eresia significa eresis, andare fuori dalla strada giusta. Quindi ci sono dei confronti tra ortodossia e eresia. Questo potrà sembrare oggi strano, no? Perché noi, ciascuno di noi può credere o non credere, avere una religione o un'altra, però nella nostra vita quotidiana questo diventa un fattore personale. E come mai in una città come Aquileia, ma non solo in Aquileia evidentemente, questo diventa un fattore di portata sociale, di portata anche politica di per sé? Perché nella realtà delle città di allora, mi pare di averlo già accennato, c'era la discussione non più sulle questioni filosofiche, sulle questioni, diciamo, materiali, ma essendoci questa forte carica neofita, no? Di inizio cristianesimo, di conversione, come si diceva, c'era questa forte carica e dunque si parlava di quello. Si parlava della religione, delle varie aspetti della religione, come oggi si parla di calcio, di politica. Quindi la religione diventa un motivo di scontro e di confronto. L'argomento principale, vi avevo già accennato, è proprio quello della natura di Cristo. La natura di Cristo, qualcuno dice solo uomo, qualcuno dice solo Dio, qualcuno dice questo e quello. E lì ci si azzuffa, ma non ci si azzuffa soltanto, diciamo, a livello, possiamo dire, allora, di teologi o di filosofi o di gente istruita. Si fanno delle vere e proprie fazioni. E questo soprattutto ad Aquileia e a Costantinopoli poi, no? E anche a Roma. A Roma un po' meno perché Roma aveva ancora più decadenza di Aquileia, per cui c'era un po' meno di senso rispetto a quella che era la linea allora del Papa, diciamo, di Roma. Però nelle città varie, Milano, Aquileia, Costantinopoli, Nicomedia, eccetera, c'erano queste divisioni. E in Aquileia le divisioni sono forti perché? Perché essendo proprio una città di confine e una città dove affluiscono diverse opinioni, si deve in qualche modo convivere con queste opinioni. E all'inizio della vera storia di Aquileia, cioè quella che è documentata, c'è questo vescovo nel 313, c'è questo vescovo Teodoro, che il suo nome c'è scritto nei mosaici, nella chiesa, nella basilica, ma anche sugli atti pubblici. Quindi è stato possibile
certificare che questo Teodoro esistesse. Il suo nome in greco cosa significa? Significa dono di Dio. Ed è evidente che è un nome acquisito. Cioè, quando uno diventa cristiano, cambia il suo nome, probabilmente un nome pagano, e si dà un nome cristiano, come oggi fanno i papi, che dal nome diciamo originale cambiano il loro nome in Benedetto, in Francesco e via dicendo. Quindi Teodoro firma l'atto, un atto di condanna di due eretici, non lo firma qui ad Aquileia, ma lo firma in Francia, ad Arles, allora era la Provenza, la provincia chiamata così, ad un concilio di Arles, e si firma come Teodoro, e poi c'è anche con lui il diacono Agatone. Ma quello che è curioso è che noi mettano della Venezia o dell'Istria, mettono della Dalmazia. È evidente che anche allora la Dalmazia non era il Friuli, non era l'Istria, la Dalmazia era ben più giù. E in effetti la Dalmazia non è che l'avesse, diciamo, convertita San Marco o San Pietro, ma la Dalmazia era invece stata convertita da San Paolo, che era legato evidentemente a San Marco, anche lui. Quindi c'è questo mistero di questa denominazione della Dalmazia. Forse era un errore geografico, perché anziché pensare a dire Venezia, che allora non aveva significato, oppure dire Istria, che probabilmente lo stesso non aveva significato, invece la Dalmazia era più conosciuta probabilmente all'epoca. Quindi nel 313 c'è questa firma. E c'era una firma contro due eretici che sostenevano che la natura di Cristo era passata attraverso il peccato. Quindi c'è una condanna, ma è una condanna che vede insolitamente assieme diversi vescovi di un'area molto vasta, che va dalla Francia all'attuale Germania fino all'Italia. E Teodoro, appunto, nasce e cresce come vescovo, come cristiano, all'interno di quella che sembra una realtà particolare di Aquileia. Perché se noi andiamo nei mosaici sotto il campanile, scopriamo che lì c'era la cosiddetta Domus Ecclesiae, cioè la casa della Chiesa, dove il cristianesimo poneva l'educazione dei chierici, quindi dei sacerdoti. Quindi è possibile che all'interno di questa Domus Ecclesiae lui fosse cresciuto, infatti lo dice anche una parte di mosaico: qui tu sei cresciuto, qui sei diventato servo di Dio. Ecco perché da lì, da Teodoro, passa la prima certezza storica della presenza dei cristiani e del cristianesimo ad Aquileia. Ma evidentemente, c'era bisogno in questo quadro, diciamo, storico, non solo di difendersi dagli eretici lontani, ma anche dagli eretici vicini. Vi ho accennato l'altra volta la presenza degli ariani, cioè dei seguaci del vescovo Ario, che era un vescovo egiziano, che poi viene condannato dal concilio di Nicea, quindi da Costantino, e viene mandato in esilio ai confini. Ai confini naturalmente ci sono i barbari, che lui li converte al cristianesimo, ma al suo cristianesimo. Perché i barbari sono ai confini? I barbari sono ai confini perché ormai i romani, gli abitanti, diciamo, di quello che era l'impero romano, non fanno più servizio militare, ma lo danno a pagamento a questi mercenari delle tribù che sono sui confini. E questo naturalmente che cosa provoca?
provoca da un lato qualcosa di positivo, perché i barbari incominciano ad apprezzare quella che è la civiltà romana. Dall'altro, però, fa venire il desiderio a questi chiamati barbari, che poi non lo erano effettivamente perché avevano la loro civiltà, di passare nel territorio romano. Quindi questo crea appunto la difficoltà di avere alle porte queste tribù che vengono spinte proprio verso all'interno dell'impero romano. Quindi c'è il timore dei barbari che fanno paura e non solo fanno paura perché sono, diciamo, nemici, ma fanno paura perché con la loro evoluzione storica, culturale, via dicendo, quasi rappresentano un ricambio nella società romana e nella società specifica anche di Aquileia. E allora qual è il rimedio per questo? I cristiani cominciano a elaborare una loro idea di società, una loro idea di società che diventa alternativa a quella che era la società romana, che era la società fondata prima sulla Repubblica, no? Dove i romani prevalevano sugli altri popoli con le armi, poi sull'imperatore, divinizzato tra l'altro, perché doveva essere un dio per poter ottenere l'obbedienza. Ecco perché allora si elabora una nuova società. E per elaborare una nuova società ci vogliono quelli che pensano, ci vogliono quelli che danno il loro contributo come pensiero, come suggerimento per crescere in una determinata dimensione, che è la dimensione da una parte della fede, certamente, ma anche su una visione dell'uomo, la visione dell'uomo che si fonda prima di tutto su che cosa? Sulla libertà della Chiesa. Cioè noi siamo ancora alla libertà dell'individuo, ma siamo alla libertà della Chiesa, la libertas ecclesiae, come si diceva allora. Cioè la Chiesa diventa quasi un modello per la società. Perché? Perché presenta qui sulla terra quello che è il modello del paradiso, del futuro dell'umanità, che è quello di arrivare al paradiso. Quindi deve mostrare sulla terra quella che è la promessa del futuro, e soprattutto in un momento in cui appunto si teme per il proprio futuro perché ci sono i barbari alle porte. E Aquileia ha questo dono dell'avere dei pensatori che lavorano su questa ipotesi. In quello che viene chiamato il Seminarium Aquileiense. Seminarium cosa significa? Significa seminare, quindi diffondere delle idee. E il Seminarium Aquileiense incomincia a diventare molto, diciamo, ferrato nei progetti di società, a cominciare da Fortunaziano, che è uno dei primi vescovi di Aquileia, le cui origini però non sono aquileiesi, diciamo, per queste parti, è di origine africana. E in quel momento si parla di africani perché sono originari dall'altra parte del Mediterraneo, quindi da tutta la costa africana di oggi. Per esempio, anche Sant'Agostino era di origine africana, veniva da Cartagine. Atanasio era di Alessandria d'Egitto. Cioè, tutta la costa, la Libia, per esempio, la Libia di oggi, no? Che
sembra un stratolone di sabbia, in realtà aveva sulle coste, aveva diversi pensatori, no? E Fortunaziano viene dall'Africa. Perché fu importante allora l'Africa nel mondo cristiano e nel mondo del tardo impero? Perché innanzitutto era una regione giovane. È una regione giovane che aveva coltivato bene la cultura che era derivata dalle varie civiltà che si erano installate appunto su quella costa africana. E gli africani cominciano a, diciamo, tra virgolette, comandare in questa parte dell'impero romano. Anzi, pare che addirittura ci fosse stata una migrazione dall'Egitto di alcuni seguaci di San Marco che si chiamavano come un nome molto vicino alla medicina, si chiamavano terapeuti. Chi sono i terapeuti? I terapeuti sono una setta, comunque seguace di San Marco, vengono dall'Egitto, i quali vivono separatamente dal mondo, però hanno, diciamo così, instaurato un sistema di scrittura, di pensiero, di contributo culturale a quella che è la vita sociale delle comunità in cui sono inseriti. Ebbene, pare appunto che questi terapeuti siano venuti in massa da queste parti di Aquileia, naturalmente si saranno instaurati fuori dalla città o comunque nella campagna, e abbiano dato un'impronta particolare a quello che era non solo il cristianesimo, ma anche il modello civile, civico di Aquileia. Tant'è vero che noi, accanto a quelli che sono gli esponenti della Chiesa, vediamo come la città di Aquileia abbia anche dei magistrati che sono particolarmente illuminati. La città ha modo di crescere, la città ha modo di vivere con un'amministrazione locale, con dei sindaci, diciamo così, con degli amministratori locali, con dei consiglieri comunali, diremmo oggi, che sono particolarmente sensibili al benessere della popolazione. Quindi si incomincia a superare, tra l'altro, quella che è in pratica la differenza tra liberi e schiavi, e dunque a integrare, grazie alla religione, grazie anche a questa buona amministrazione, a integrare tutta la popolazione all'interno di quello che è l'aspetto civico aquileiese. Quindi della comunità civica aquileiese si incomincia a non distinguere più tra schiavi e liberi. Ebbene, questa influenza africana come idee, cioè, ha la sua espressione maggiore in questo Fortunaziano. Fortunaziano è un vescovo, ovviamente, ma anche è un predicatore. E cosa porta con sé in questa predicazione? In questa predicazione egli porta un principio che sarà poi quello fondamentale della Chiesa di Aquileia, vale a dire la semplicità del linguaggio. La religione aquileiese, fino a questo momento, è una religione che dopo i primi, diciamo, convertiti che furono popolari, e poi diventa una religione delle classi eminenti, è una religione che parla solo ad alcuni. Perché? Perché porta con sé dei concetti abbastanza difficili, no? Perché bisogna essere dei filosofi o dei teologi per capire appunto quello che è la proposta religiosa, ma non solo, della Chiesa e della società che la Chiesa propone. E allora Fortunaziano cosa dice? Fortunaziano dice: ma parliamo semplicemente. E allora introduce quello che è il sermo rusticus. Rusticus
Che cos'è? Rusticus è il contadino, diciamo così, è quello che abita la Rus, la campagna, perché c'era la differenza tra città e campagna. E allora parlare come il contadino significava avere un vocabolario che fosse molto semplice e comprensibile da parte di tutti. E questa caratteristica rimarrà poi della Chiesa Aquileiese fino in fondo. Quindi c'è questa proposta. C'è una proposta che però evolverà naturalmente nei secoli successivi. Ma soprattutto Fortunaziano incomincia a distinguere tra quelle che sono le varie eresie o ortodossie che si affollano ormai nel mondo romano. E ospita, per esempio, il famoso filosofo e teologo Atanasio, che era stato condannato a Costantinopoli per le sue idee, e lo ospita qui in Aquileia. Che cosa significa questo? Significa che c'è una voglia di capire quello che effettivamente questi pensatori, questi teologi o questi filosofi offrono dal punto di vista delle idee. E Atanasio poi verrà fatto santo, eccetera, eccetera, però in quel momento era un momento difficile per lui. E viene proprio da Aquileia. Ma non solo il problema non è solo quello del parlare semplice o del avere una visione pluralistica di quella che è la religione, il problema è anche quello di fondare e chiarire quelle che sono le nuove organizzazioni anche della religione e delle chiese. Per cui abbiamo una seconda figura che rientra in questo seminarium aquileiese, in questo momento di produzione culturale della Chiesa aquileiese, che è appunto Valeriano. Valeriano è anche lui, quindi il successore di Fortunaziano, anche lui è uno che soprattutto studia le scritture, e contribuisce alla formazione di quello che è il canone delle scritture, delle sacre scritture. Perché vi avevo già accennato l'altra volta che c'erano delle scritture, che c'erano dei racconti, alcuni dei quali seri o comunque documentati, da alcuni altri fantasiosi sulla vita di Gesù o comunque sui santi, via dicendo. Quindi tutto questo viene elaborato e viene addirittura passato a Roma. E come viene passato a Roma, grande parte della quale rito della messa, per esempio, il punto centrale della messa è dato proprio dalla offerta di canone, il cosiddetto canone, cioè di regolamentazione, che viene proprio da Aquileia. Ma Aquileia non solo al tempo di Valeriano dà questa formula per la consacrazione della messa, ma da altri passaggi. Per esempio, offre anche i canti a Roma, e questo lo testimonia uno che aveva frequentato questo seminario aquileiese, che era Girolamo di Strabone, quindi che viene dalla Dalmazia e viene a scuola, chiamiamo così, ad Aquileia. E poi Girolamo, San Girolamo, poi verrà chiamato un padre della Chiesa, è colui che traduce in latino, nella cosiddetta Vulgata, cioè quello che è il linguaggio del popolo, le sacre scritture. Se ne va in Oriente, in Palestina, e lì nella solitudine traduce queste sacre scritture. Girolamo, perché è importante nell'ottica della storia aquileiese? Non solo perché è stato a scuola ad Aquileia, ma perché traduce in questa Vulgata quello che è il modo di esprimersi, il modo di essere dei contenuti di Aquileia. Quindi
Quindi, se noi abbiamo fino a qualche decennio fa letto i Vangeli, letto la Bibbia in latino, non abbiamo letto soltanto la Bibbia in lingua latina, ma abbiamo letto la Bibbia in quella lingua latina, in quei concetti che erano propri di Aquileia. È vero che successivamente, come oggi, per esempio, si va ai testi più antichi, quindi si va ai vari documenti dell'antichità, alle pergamene, si va ai resti archeologici, no? Per interpretare, per tradurre la Bibbia. Lui la tradusse mettendo in latino quella che era la Bibbia dei greci. Ecco, un altro aspetto a proposito di greci è che in questo periodo non è che a Aquileia si parli il latino, si parla greco ancora. Molti dei patriarchi e dei vescovi che ci saranno ancora per un secolo saranno di origine greca. Il latino è soltanto una lingua che viene servita proprio come vulgata, come lingua di comunicazione per un certo tipo di popolazione. Il resto parla apertamente greco. Quindi San Girolamo prende dal greco dei cosiddetti 70 e traduce in latino, con la visione aquileiense. Ma San Girolamo è anche un pensatore. È anche un pensatore, è colui che in qualche modo si mette in relazione con gli altri pensatori della Chiesa universale. E tra questi pensatori della Chiesa universale ce n'è uno anche vicino ad Aquileia, che viene da Concordia Sagittaria, perché Aquileia aveva dei municipi sotto di sé. Abbiamo visto come c'era Iulium Carnicum, Forum Iuli Cividale, e poi c'era Iulia Concordia, chiamata Sagittaria, perché c'era una fabbrica di sagitte, cioè di frecce. Ebbene, Rufino viene da lì. E Rufino è, diciamo, un appassionato, chiamiamolo così, di Origene, che era uno dei tanti pensatori del tempo, e quindi viene contestato da Girolamo. Quindi nell'ambito della Chiesa Aquileiese abbiamo questo grande scontro tra due giganti, diciamo così, della teologia e della filosofia, che caratterizza ancora di più i contenuti, ecco, che Aquileia dà al pensiero cristiano e al pensiero del momento storico, che è quello appunto della metà del IV secolo. Alla fine, poi, tutto ciò si riassume nella figura di un altro vescovo che è presente ad Aquileia e che si chiama Cromazio. Cromazio è non solo un vescovo, ma è anche un personaggio che si dedica alla predicazione e soprattutto a una predicazione interpretativa non solo dei Vangeli, quindi in particolare del Vangelo di Marco, ma anche delle lettere apostoliche. Per cui molti scritti di Cromazio sono arrivati fino a noi. Cromazio fa una vita monacale, secondo quanto descrive Girolamo. Fa una vita monacale, rinchiuso in un gruppo di persone di cui fanno parte anche i fratelli e gli amici, quindi una piccola comunità dove si passa il tempo appunto a pensare, a tradurre, a creare delle nuove proposte per la vita cristiana e quindi anche per la vita civile a questo punto. Questi tre personaggi, quindi Fortunatiano, Valeriano e Cromazio, sono quelli che caratterizzano appunto il seminario aquileiese con l'apporto poi di Rufino e di Cirone. Però avviene anche qualcosa di importante in questo contesto di Aquileia. Nel 381 viene convocato ad Aquileia un concilio
Un concilio che vede presenti tutti o quasi i vescovi della pianura padana. E stranamente non è che siano gli Aquileiesi a presiederlo, ma c'è un personaggio che è importante. Si tratta di Ambrogio, Sant'Ambrogio di Milano. Che cosa significa questo? Significa che anche all'interno della Chiesa ormai la prevalenza è diventata, almeno in questa regione padana, è diventata quella di Ambrogio, quindi è arrivata quella della Chiesa di Milano. La Chiesa di Milano che vede Ambrogio appunto non solo vescovo, ma viene eletto vescovo proprio perché prima era un civile, era un laico, era un amministratore della città, era un sindaco, diciamo, quello che poteva essere oggi un sindaco. Quindi l'amministratore laico che diventa vescovo e che poi viene a tenere un concilio, concilio ve l'avevo spiegato, vuol dire mettersi d'accordo, ad Aquileia dove intervengono tutti i vescovi. Ma perché viene ad Aquileia e perché si celebra questo concilio? Ed è questa la domanda che si fanno in molti, perché in effetti questo concilio ha in apparenza una conclusione abbastanza banale. Praticamente si tratta di una lieve condanna di due vescovi dell'attuale Serbia, più o meno, che erano devianti appunto della interpretazione ariana della scrittura. Ma ci si chiede perché a un certo punto si muove tutta sta gente, che allora era un problema muoversi, no? Perché si muove tutta sta gente proprio per questa minuzia che poteva essere fatta da pochi e comunque non avrebbe influito sulla realtà. Perché questo è una presa di possesso, diciamo così, di una autorità che è quella del vescovo di Milano nei confronti anche del vescovo di Aquileia. E Aquileia e Milano, per un certo periodo, cammineranno assieme. Cammineranno assieme, però il traino, diciamo così, non sarà più Aquileia, ma sarà Milano, sarà eredità, chiamiamo così, di Ambrogio. E anche questo contribuisce appunto a un ulteriore degrado della situazione aquileiense. Ma evidentemente a questo poi si aggiunge qualcos'altro di più grave. I barbari. I barbari che nel 410 vengono ad Aquileia e la conquistano. Quindi, se nel 381 c'è stato il concilio, pochi anni dopo Aquileia viene assalita da Alarico. Alarico, re di una tribù di barbari, che scende dalle Alpi e arriva ad Aquileia, la sale e la conquista, ovviamente distruggendovi all'interno tutto quello che c'è. Il vandalismo, no? Si chiama anche, proprio dal nome di una tribù barbara. E Alarico poi scende addirittura a Roma e conquisterà anche Roma, per poi morire appunto nell'Italia meridionale, quella poesia che poi veniva letta ai nostri tempi, no? La tomba del Rugento. Quindi la presenza dei barbari non è più una questione solo di paura, ma diventa una questione concreta che distrugge la città. Per la prima volta la città di Aquileia, che aveva resistito a tanti assedi, a tante diciamo, vicende, riesce ad essere distrutta. E questa distruzione conterà molto, perché
incominceranno ad essere meno sicure la vita in questa città e cominceranno soprattutto a prevalere le paure e non più ad essere, sviluppate le attività commerciali, perché dove c'è insicurezza non c'è più motivo per poter scambiare delle merci. E quindi diventa più povera Aquileia e diventa anche più precaria la vita quotidiana della gente. E su questo abbiamo anche delle diverse testimonianze in cui le persone che vivono nella città hanno la possibilità di riflettere anche su quello che è una prospettiva che diventa una prospettiva molto presente, che è la prospettiva della fine del mondo. Cioè, mai come in questo periodo i cristiani e anche i non cristiani, evidentemente, sentono la presenza di una fine del mondo che viene attraverso quelle che sono le forze ostili dei barbari. Ed è lo stesso Sant'Agostino che, vedendo la caduta di Roma, dice: è proprio la fine del mondo, l'ho constata. Perché? Perché la civiltà romana diventa una civiltà ormai del passato. Questo shock dell'assedio di Aquileia e dell'assedio di Roma, con la loro distruzione, con il loro danno e disastro, diventa segno e profezia della fine del mondo, della fine di una civiltà. E la civiltà romana diventa una civiltà ormai recessiva rispetto a quelle che sono le civiltà barbariche che man mano andranno in corso nelle prossime stagioni. E quindi ecco perché Aquileia diventa grande ad un certo punto nella fede, nella religione, ma viene distrutta da questi barbari, che poi barbari non sono. Nel senso che se noi pensiamo siano dei selvaggi, siano delle tribù che hanno, diciamo così, delle spinte solo violente, non è così. Perché? Perché i barbari, specie quelli che erano sui confini, avevano imparato molto dalla vicinanza della civiltà greco-romana. E poi c'è da sottolineare il fatto che l'impero ormai indebolito e diviso è un impero che non serve più per difendere la popolazione. Lo diceva già Gesù Cristo, no? Ogni regno diviso in se stesso è destinato alla fine. Quindi l'impero romano d'Occidente è in pericolo. Ci sono sempre più invasioni da ogni parte e il cristiano sente appunto la vicinanza della fine del mondo. E questo comune sentire, è diffuso specialmente in una città che è in prima linea, diciamo così. E allora è l'occasione per rinforzare le mura. Per rinforzare le mura di Aquileia, per cercare di dividere ancora, di mettere qualcosa in più tra il nemico che arriva e la città. E per rifare le mura, che cosa si fa? Si impiega tutto il materiale che c'è, quindi avviene una specie di distruzione di quello che è molte testimonianze del passato per costruire delle mura per cercare di frenare le prossime invasioni. Questo sentimento, questa paura, questo modo di difendersi dall'esterno influirà appunto sulla successiva fase storica, che sarà quella
dell'attenzione ai barbari, dell'attenzione a questi popoli che arrivano e che sconvolgono l'esistenza delle persone. E questo perché, dall'altra parte, l'impero d'Oriente non si occupa più della parte occidentale. L'impero d'Oriente vive una vita sua. L'impero bizantino si chiamerà anche. E solo più tardi vedremo come, a partire da Giustiniano, si riuscirà ad avere attenzione anche per l'Occidente. Ma nel frattempo c'è anche la separazione. La separazione, come vi ho detto, culturale o mentale, ma anche la separazione di considerazione di quelli che abitano in Oriente. Li chiamano gli occidentali, li chiamano greculi in latino, cioè grecetti, piccoli personaggi della Grecia, per dire che non hanno più l'autorevolezza e l'autorità per gestire l'intero impero. Anche se, evidentemente, i barbari stessi, quando arrivano in Occidente, cercheranno la legittimazione da parte dell'impero di Costantinopoli e si faranno proclamare patrizi, cioè patrizi nel senso di servi. Il patrizio è il nobile, di servi però dell'impero d'Oriente. E in Occidente invece si chiameranno Flavius. Perché Flavius? Perché Flavius era il titolo, che vuol dire biondo tra l'altro, no? Era il titolo di una famiglia imperiale, l'ultima famiglia imperiale abbastanza solida, quella di Vespasiano, Tito, Domiziano, che aveva ancora una buona fama all'interno dell'impero, quindi si faranno chiamare con nomi latini, patrizi e Flavius, cioè imperatore, quindi appartenenti al mondo romano, perché i barbari hanno quest'ansia di essere considerati appartenenti appunto a quella che è la civiltà romana, hanno bisogno di essere integrati e questa integrazione in un primo momento è violenta, ma in un secondo momento è quella di un contributo che da loro per creare quello che saranno i regni romano-barbarici. E quindi anche Aquileia entrerà in uno di questi regni. Bene, qui mi fermo e ci vediamo la prossima settimana, sempre alle 5. Arrivederci.